Ragazzi, benvenuti. Registro così all'improvviso perché sono entrato in una battaglia, una boss battle. E quindi di conseguenza ho deciso di registrare. Bene, colpito. Sono troppi, però. Però l'ho fatto. Sono in compagnia con Kira. Sono aumentato di livello. Schivato. Colpito. Cacchio, mi ha colpito. Siamo ancora in volo. Stanno conquistando la base. Colpito. Ce la faccio. Ah, ottimo. No, l'ho mancato. Ce la farò. Sto scendendo troppo. Mancato di nuovo. Vai, colpito. E pure i cecchini. Mannaggia, si è girato. Oh, l'ho colpito però. Vai, colpito. Ah, schivato di nuovo. Cacchio. Scendendo giù. E vai! Questo che mi sta distruggendo. L'ho distrutto. Dov'è che mi colpisce? Non lo vedo. Questo cosetto qua sotto. Mi sta smontando pezzo per pezzo. C'è anche il cecchino, direi. Colpito. È quasi morto, no, però mi sta dando proprio fastidio. E vai! Grande vittoria, grande boss battle, e vai! Grande, anche la prima vittoria, punti a go-go, 82 stelline TR8, 82 stelline TR8. Grandissima, grandissima partita. Sono in compagnia, come vi stavo dicendo, ero in compagnia con Kira, che è nel plotone. Scusate, eccola qui. Kira 18213, no, cos'è così. Ebbene, siamo partiti in una boss battle, però è strana, l'ha fatta partire lei perché io ce l'ho ancora attiva. Questa me la conservo, magari faremo un bel video come si deve con una bella intro, sperando che il programma stia registrando, sì, a quanto pare sì. Quindi, bella a tutti ragazzi. Direi di andare a fare una battaglia normale così. Ma non l'ho attivata io. Io ce l'ho attiva. E infatti, anche lei si crede che poteva usare la boss battle. È strano. Io non l'ho attivata. E vedete, ce l'ho attiva. Perché infatti schiaccio la B, non la N. Ma può darsi che hanno integrato le nuove battaglie. In che senso? Fanno delle battaglie random in cui ti fanno entrare una boss battle. Poi dovrebbero implementare anche un nuovo sistema di battaglie miste. Cioè fanno vari tier.
E poi giustamente bilanciano le squadre, in che senso? Se c'è una squadra, c'è un tier 1, un tier 7, poi magari un'altra parte ci mettono un tier 5, un tier 4, che bene o male si equivalgono. Anche se credo che il tier 1 contro un tier 7 non serve a nulla, però cercano di fare una cosa più bene o male equilibrata. Tutto in automatico. L'ho letta, e infatti mi ha contattato anche una certa, vi dico subito come si chiama. Allora, Nadia Maccani. Non so se è un fail o perché vuole cercare o vuole rubare il mio account. Comunque mi ha chiesto se volevo entrare in questi nuovi combattimenti in anteprima, dandomi un account premium, diciamo, uno di quegli account speciali che dà Robocraft. Io sinceramente ho detto, scusami, io non ho mai avuto un account del genere, come faccio a darti dei dati del genere? Ok, ci siamo in battaglia, il nostro aereo adesso è super veloce. Ed è come quanto avete visto, è anche molto potente. Anche se però Shorta vuole che incontri un cecchino. Ah, si è spostato. No! No! Mi hanno proprio distrutto con un colpo solo. Ah, non posso più sparare. Riesco a salire su, tenermi un po' più su. A girare riesco a girare, però. Che cacchio è che mi sta sparando proprio? Stanno proprio distruggendo. Ecco il cecchino, ti pareva. Cerca di camminare. Dove cacchio sta questo cecchino? Non lo vedo più. Qualcun altro ha dei plasma cannon a tier 10 e mi hanno distrutto. Non riesco a colpire nessuno. Vai, gira. Perché non gira? Sali su. Ma l'ho individuato. Sono rimasto solo, a quanto pare. Sì, sono proprio quelli. Che cacchio di cannoni hanno? Ma cannoni come i miei, però ne aveva forse uno in più. E come ha fatto ad avere un cannone in più se poi. Ma io ne ho tre. Ah, ne ho tre anch'io. L'ho riempito di thruster, ho anche dei thruster più potenti, però vado a finire poi al tier 9. Quindi per questo l'ho dovuto togliere. Ho sbloccato gli ultimi thruster di livello tier 9 proprio. E come li ho messi sono diventato tier 9, quindi subito l'ho eliminato. Quindi magari dopo potremo tranquillamente disfarci di quest'aereo e costruirne un altro nuovo ancora, sì. Adesso che riusciamo a fare qualcosa di nuovo, più bello. Anche perché secondo me dovrei mettere un bel thruster più potente qua davanti, invece di mettere tutti questi più piccolini in modo da avere più spazio dove poter applicare poi altre cose. E i cannoni non li voglio mettere in questo modo, ma in fila. Sì, uno in fila l'altro, quindi miserò la lunghezza in base a come posso collegare i cannoni. Allora, saliamo bene in alto. Loro erano ben organizzati quelli di prima, giravano in gruppo. Andate in stallo, cecchino. Quindi andiamo alla larga. Eccolo qui uno. Facciamolo qui. Ottimo! Il nostro cecchino l'ha subito fatto fuori. Nonostante si muoveva. Eccolo qui uno. Vai, colpito.
Anche da dietro alla montagna. Sono tutti qui, è pericoloso. Vai, distrutto. Scontro. Oddio, ma hanno colpito quelli dall'altra parte. Ma io un colpo ce lo mando lo stesso, perché siamo nella cacca. Siamo nella cacca che scendiamo giù. Un healer, please. Un healer. Non c'è nessun healer. Posso camminare a terra? Finiremo i nostri giorni così. Lo so. Sto cercando di avvicinarmi. No, di là. Sì, c'è un healer. Gabri. Si chiama Gabri. Healer. Dov'è il healer? Eccolo. È qui. Aiutami, healer. Se mi vede. No. Healer è che non mi vede. Ok, credo di essermi tolto all'incastro. Andiamo dall'healer giù. Healer! Sono qui! Healer! Vabbè. Pronto di healer. Ma visto? Finalmente, grazie. Thank you very much. Thank you. Dai che guadagni punti così. Dai che riesco a girarmi. Grande. Però adesso devo cercare di volare. Ok. Siamo di nuovo al 100% e pronti per la battaglia. E ne è rimasto uno solo però. Alla fine. Non so nemmeno dov'è. Dove sarà mai? Noi atterriamo sulla base nemica. Anche se è sotto sopra. E giriamo per la contentezza. Guarda, guarda, che acrobazia che ti faccio. Di la verità. Uah. No, dov'è? È lì dietro, dobbiamo alzarci. E vai! C'è pure, ci ho buttato dei colpi. Grande, grande. Scusate se in questi video che sto facendo adesso non ho la telecamera attiva, perché ho avuto un problema per quanto riguarda OBS, che non registra il game, quindi devo registrare lo schermo. E se attivo la telecamera molte volte mi dà errore e mi crasha tutto, e quindi non mi registra più nulla. Ma dalla voce potete capire che sono semplicemente io, il vostro Zerk. Quindi io vi ringrazio per la visione. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, a condividere il video, a dirlo agli amici, mentre state nella, che ne so, state in un pub con degli amici. Lo sai, io sto guardando uno youtuber italiano, si chiama Zerk, bla bla bla. Scherzo. Quindi io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.